tantissimi artisti che magari sono bravi ma non sono belli, non riescono a trovare delle vetrine nelle quali esibirsi. Caso eclatante, per esempio, fu quello di Tiziano Ferro, che inizio carriera, forse non tutti sanno, che pesava 111 kg e non se lo cagava nessuno. Cos'è successo? La sua allora produttrice, la dolce e gentile Mara Maionchi, quella di X Factor, guardando un Tiziano a inizio carriera leggermente sovrappeso, disse subito: cazzo Tiziano, sei un ciccione, porca troia, devi dimagrire, se no il disco non te lo faccio fare, stronzone! Tiziano ringraziò per le bellissime parole e così, leggendo fra le righe con attenzione, capì che forse sarebbe stato il caso di migliorare la propria immagine. Fece una dieta, per l'appunto, ferrea, fatta al mattino di un caffè amaro, a pranzo uno yogurt magro, la sera un bel bicchierone d'aria. Si ripresentò magro come un fuscello al cospetto della dolce e gentile Mara, che appunto con la gentilezza che la contraddistingue guardò Tiziano dimagrito e disse subito: cazzo Tiziano, sei rachitico, ma il disco te lo faccio fare lo stesso, per me sì. E gli fece fare il primo disco e fu subito successo. Dal primo disco, successo, secondo successo, terzo successo, quarto successo, ormai sono 10 anni che questo ragazzo è sulla cresta dell'onda. 10 anni. E quello che mi sono chiesto io è: ma 10 anni a dieta? Soffrirà Tiziano? Lui sostiene di no, in realtà. Lo sostiene in una sua canzone inedita. Io sono riuscito ad avere il testo di questa canzone perché sono molto amico di Mara Maionchi. Abbiamo fatto militare insieme. E ve la volevo far sentire, di Ferro, Maionchi, Dietor, Herbalife, Notte e Giorno. La canzone si intitola Un uomo nuovo. Il mio sguardo nello specchio re felice, perché vede un uomo nuovo, lo puoi vedere. Ed ora sono fico, ma ti giuro che ero come Ciccio Bombo, il cannoniere. Ma questa è acqua passata. E ora sono bello, sono fico, ballo bene, faccio i soldi e sono molto in forma. Mi invitano alle cene e dico no 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 no. A Natale niente panettone, a Pasqua senza uovo, happy hour senza stuzzichini, Capodanno senza cotechino. Masticazzi, vaffanculo al Vita Snella e alla Marcuzzi. Se ora spalmo il gorgonzola sulla Nutella, e se torno Ciccio Bombo e nessuno mi vuol più ascoltare, me ne fotto e mi strafago, tanto i dischi li ho venduti.